individuale da Jacopo Di Poggio Franciolini. Cara collega, prego. Buongiorno a tutti, grazie moltissimo di questo invito dopo 20 anni, quando sono venuta per la prima volta a Sassoferrato. Ora funziona il microfono, benissimo. E dunque parlerò di questo sfortunato figlio di Poggio Bracciolini, e siccome forse non tutti lo conoscono così bene come Francesco Bausi, che gentilmente è rimasto a sentire le relazioni di questa mattina, comincio con una presentazione generale e poi passo a quello che insomma c'è da ricavare dal punto di vista della libertas individuale e sociale nelle opere di Jacopo Di Poggio Bracciolini. Allora, dunque, lui è il terzo figlio di Poggio Bracciolini, che tutti conoscono come scopritore di codici, come autore di tantissime opere, non soltanto dialoghi con contenuto di filosofia morale, ma anche di storia, De varietate fortune, questo suo magnum opus, Le facezie, che fanno parte della novellistica italiana in latino, e poi l'ultima opera, che per noi è particolarmente importante, Storie Florentini Populi, rimasta questa opera incompiuta alla morte dell'autore. Allora, lui dunque muore nel 1459, e questo ritratto di Francesco D'Antonio del Chierico nel famoso codice Urbinate latino 224, che probabilmente è stato vergato per la famiglia verso il 1460, poi venduto a Federico di Montefeltro, del quale parleremo a più riprese durante questa comunicazione. Allora, il figlio Jacopo prima ha una formazione umanistica squisita, e anche un copista professionale, scrive proprio una bellissima corsiva, anche una bellissima antiqua, e lui sin dalla gioventù, e poi anche per il disagio negli ultimi anni del padre col regime medicio, sappiamo che Poggio dunque era diventato cancelliere alla morte di Carlo Marsuppini, era dunque tornato a Firenze, però siccome non faceva il proprio lavoro preferiva concentrarsi sulle sue opere letterarie e storiche, è stato scartato, proprio praticamente licenziato già nel 1456, e allora questo si riflette anche nelle Storie Florentini Populi, che era la sua ultima opera, e questo senz'altro ha anche un impatto sull'atteggiamento del figlio Jacopo nei riguardi del regime medicio. Allora, Jacopo è coinvolto nella congiura di Medicea della metà degli anni 60, di Ariola Acciaioli, Luca Pitti e di Tisanni Neroni, e infatti è esiliato nel 1466, poi dietro pagamento di una multa salatissima può tornare a Firenze, e così entra proprio nel circuito interno del regime mediceo, cioè fa parte proprio della cerchia di Lorenzo il Magnifico, e infatti è proprio il segretario copista al servizio di Lorenzo, e è stato identificato da Albinier de la Mer come segretario A, che è attivissimo nella documentazione tra il 1469 e 1471. Poi sembra scartarsi di nuovo proprio dalla cerchia di Lorenzo. Questo non gli impedisce di frequentare tutte le figure importanti intorno, per esempio, a Marsilio Ficino.
e per tutti gli anni 1470 fino alla fine Jacopo si coinvolge proprio in attività antimedice, pur rimanendo ufficialmente parte del sistema. E dunque nelle sue opere, e faremo una piccola rassegna di queste opere, promuove, mette in rilievo sempre i propri ideali repubblicani, cioè più o meno oligarcici, che proprio riflettono quelle della tarda Repubblica Romana. E vedremo che la storia romana poi fornirà ampie occasioni di trattare anche questo argomento di libertas. Allora, Jacopo dunque frequenta personalità e ambienti che, dal punto di vista di uno che vive nella Firenze di Lorenzo il Magnifico negli anni 1470, possono essere qualificati di legami pericolosi. E nel 1477 entra al servizio del cardinale Raffaele Riario, pronipote di Sisto IV, e infatti sappiamo ormai abbastanza bene, per esempio grazie alla April Blood di Lauro Martinez, come insomma ha preso forma questa congiura de pazzi. E Jacopo è tra i primi motores della congiura, e infatti già il giorno stesso, subito dopo questo assalto a Lorenzo e a Giuliano, che come sappiamo finisce nella morte di Giuliano, il 26 aprile è impiccato dalla finestra del Vargello, e questo naturalmente è una catastrofe per la famiglia Bracciolini. E allora i legami pericolosi, naturalmente, erano il vecchio amico del padre, Federico di Montefeltro, duca d'Urbino, il re Ferrante di Napoli, e poi, dunque, Sisto IV, tutti opponenti di Lorenzo. E sappiamo che poi, insomma, dopo il 1478, Firenze entrerà in guerra contro questi nemici. Allora, le fonti per il pensiero politico di Jacopo sono non moltissime, perché come avete visto muore molto giovane, però riesce comunque a finire una discreta quantità di opere. Allora, il suo magnum opus è veramente l'edizione di quest'opera, quest'ultima opera di Poggio, Storie Florentine Populi, che secondo il proelio, perché secondo il proelio che insomma esprime la dedica a Federico di Montefeltro, deve essere stata compiuta questa edizione verso il 1472 per certi cenni ad avvenimenti proprio del 1472. E allora dunque questa edizione messa in circolazione dal 1472, e probabilmente allo stesso tempo già stava lavorando sull'organizzamento, che quello circola così in manoscritti come nella versione, nella fortunatissima versione stampata del 1476, Storia Fiorentina. E se la versione latina sarà stampata solo nel 1715 da Recanati, questo volgarizzamento conoscerà dunque una disseminazione abbastanza estesa. E dunque dedicata questa edizione, e anche la stessa dedica è conservata nel volgarizzamento, a Federico Duca di Urbino. Poi altre fonti, soprattutto il commento al capitolo nel Cor
del Trionfo della Fama di Petrarca, studiato con moltissima cura da Francesco Bausi già alla fine degli anni Ottanta, probabilmente risale a questa epoca di grazia nei pressi di Lorenzo, 69, 70, anche 71 forse, ed è dedicato questo commento a Lorenzo. E allora vedremo come Jacopo lì propone e espone le proprie idee politiche. Pure questo commento conosce una diffusione così manoscritta come a stampa, stampata a Roma nel 1476, quindi abbiamo questa attività quasi frenetica con la nuova arte di Jacopo, e poi ancora a Firenze nel 1485. E allora qui abbiamo uno dei codici di lusso che trasmettono questo commento, con anche questo ritratto di Jacopo. Notiamo qui lo stemma Strozzi, perché la famiglia Strozzi ha un ruolo abbastanza importante nella diffusione, forse anche nella genesi delle opere di Jacopo. Poi c'è un dialogo contra detractores, del quale abbiamo un autografo che forse è esemplare di dedica a Lorenzo, e questo dunque risale proprio a questo primo periodo della riconciliazione con il regime Medicio. Allora, le storie florentini populi di Poggio trattano, sono infatti una storia, nel senso che insomma si tratta anche dell'antichità, però insomma concernono soprattutto la storia recente, dal 1350 fino a, mi sono contrarie, interpretazioni contrarie a quelle di Bruni. Rimane chiaramente incompleta la morte dell'autore, perché insomma abbiamo certi cenni che sembrano indicare questo. E dunque c'è questa edizione di Jacopo con la dedica a Federico da Montefeltro del 1479. Allora, Poggio dice in una lettera a Domenico Capranica nel 1458 che sta scrivendo qualcosa di molto voluminoso, però textura ad buccare, se e avrebbe ut spero per fitietur. Dunque spera di poter terminare qualcosa entro poco prima di morire, però insomma questo chiaramente non è successo. A Firenze, alla Nazionale, c'è un interessantissimo modice di fattura molto modesta che fa parte dei Capponiani, palatini Capponiani, dove ci sono i quattro primi libri in una versione che differisce da quella poi promulgata di Jacopo per quasi ogni frase, modifiche linguistiche, anche modifiche qualche volta, ma molto raramente, contenutistiche. E dunque abbiamo poi l'edizione di Jacopo, l'esemplare di Gelica, che ora alla Vaticana, e poi un'altra copia quattrocentesca, fiorentina, con due copie cinquecentesche. E allora Jacopo dice nel proemio della propria edizione, che infatti Poggio aveva lasciato Roma così via, e questo lo stesso in volgare, avendo adunque nostro padre nell'ultima età, per gloria e onore della patria. Vedete che insomma sintetizza molto spesso nel proprio volgarizzamento. Commentaria morte preventus reliquit, commentaria qualcosa che è un abbozzo che non è ancora finito, quella prevenuto dalla morte lasciata imperfetta. E fino proprio all'analisi di questo codice capponiano non si aveva un'idea molto chiara di quanto fosse stata imperfetta questo testo. E poi Jacopo proprio formula qui quello che insomma è il nucleo proprio della sua attività letteraria,
proprio trasmettere, diffondere, disseminare l'opera paterna, e crede di fare opera molto utile in questo. E poi dice, nella versione latina, in un modo un po' ambiguo: omnia noctoni gesta libros summa contingentia in unum corpus redigere. Nella versione latina non si capisce veramente se già c'era la divisione in otto libri, oppure, come dice nel volgare, ridurla insieme et divisola con somma diligenza in otto libri, se questa, questa divisione è anche di Jacopo e non esisteva ancora. Nel proemio del codice capponiano l'autore, cioè Poggio, parla proprio di otto libri, quindi questo almeno era il piano. Però insomma non sappiamo se magari esistessero in forma redatta solo quei quattro primi libri. Allora, dunque, Jacopo fa un'edizione, veramente un grosso lavoro con questa edizione, il che è rivelato dall'analisi proprio del codice capponiano nei confronti della, dell'edizione proprio poi Urbinate. Fa anche questo volgarizzamento, che conosce una discreta circolazione in codici e poi in stampa, come abbiamo visto. E ci sono codici anche di lusso, dove incontriamo gli stemmi poi di famiglie che sembrano coinvolte nelle, nella genesi e nella disseminazione di questo testo. Storia fiorentina con lo stemma Strozzi, poi un'altra coppia con lo stemma Capponi, e poi abbiamo un codice che è fiorentino, però che ora si trova a Yale, del quale conosciamo molto bene la genesi, e sappiamo anche che questo codice è l'antigrafo della versione stampata a Venezia nel 1476, con le macchie di inchiostro, poi modifiche segnalate, che poi ricompaiono nella versione stampata. E Girolamo Strozzi, ancora gli Strozzi, che come sappiamo avevano tanti problemi con i medici. Allora, qui abbiamo l'Storia fiorentina, questo organizzamento, che dunque ha conosciuto una fortuna, è stata veramente fortunatissima, perché ci sono tuttora almeno 150 esemplari conservati, su commissione di Girolamo Strozzi, e stampato da uno stampatore specializzato proprio in volgarizzamenti, perché ha stampato anche il volgarizzamento dell'Storia di Bruni, anche su commissione di Girolamo Strozzi. Quindi vediamo un ambiente altamente politico. Allora, che cosa ci rivela? Ci rivelano questi testi poi del concetto di libertas, che naturalmente è un concetto centrale, questi concetti molto molto pregnanti di tiranno, che poi viene applicato da diversi gruppi a diversi tipi di reggenti. E esempi, per esempio, dal commento Catone Uticense, che viene descritto in un modo molto ammirativo. Catone Uticense, per esempio, lascia il messaggio seguente ai propri discendenti: non essendo luogo per liberi cittadini in una repubblica sotto Cesare, non era conveniente adarsi all'amministrazione d'essa e ubbidire al tiranno e fare cosa illecita a un cittadino, essere il degno di ciascuno romano, e si intende ciascuno fiorentino anche. E poi dice di Catone: difensore sempre acerrimo della libertà, avversario a qualunque gli pareva avesse animo di farsi più grande che in una libera città non si conveniva, e il quale volle morire insieme con la libertà romana. Questo è proprio un ideale proposto da Jacopo. Poi, per esempio, Bruto il Giovane,
anche molto molto ammirato da Jacopo, che gli consacra proprio un passo piuttosto lungo, parla delle virtù conveniente ad un libero cittadino. Cioè Jacopo parla a proposito di tutto, delle virtù conveniente ad un libero cittadino, cioè che Bruto possedeva queste virtù. E le virtù del libero cittadino sono chiare: bene della società ha un'assoluta priorità, e così posposti gli odi privati per la libertà romana. Questo è proprio caratterizza Bruto il giovane nei riguardi di Pompeo. E poi Bruto è libero da ogni ira, voluttà, avarizia. Qui ci avviciniamo un po' al concetto filosofico della libertas degli stoici, però insomma questo sembra secondario a questo proprio ruolo della società nella vita del libero cittadino. E poi, a proposito di Fabio Massimo Cultator, conosceva che le pubbliche leggi e costumi dovevano precedere la privata pietà e venerazione paterna, dunque nessuna considerazione proprio per queste emozioni e sentimenti privati. Allora, è nella Historia Florentina, questo è il testo del codice capponiano, Jacopo lì ha modificato pochissimo, e lì sottolinea in un discorso nel secondo libro, quando insomma i doni della fortuna siano naturalmente piacevoli, però se ne può fruire solo in libertà. Vita nostra, animi quiete e voluttate, fruato. E questo insomma lo ritroviamo per esempio più o meno da Cicerone nelle Paradossa. E nell'Historia Fiorentina questa formulazione. Poi un altro discorso nel secondo libro di Donato Barbadori, ambasciatore di Firenze davanti al Papa ad Avignone, parla della libertà del popolo fiorentino che il Papa cerca di limitare. Iucunda si ex optanda qui quandideri deve, illis iucundior dulcior octavios necesse est qui diutina in libertate vixerum. E la stessa cosa nell'organizzamento. Dunque, cosa possiamo concludere? Jacopo, che si consacra alla disseminazione delle opere paterne, ne approfitta anche per proprio esporre le proprie idee politiche. Scrive così in originale, in latino e in volgare, opere latine, volgarizzate, tutto proprio permeato dalla sua opposizione al regime Medicio, e proprio il Magnum Opus, Historiae Florentini Populi, dove insomma si congiunge al padre per proprio promuovere queste idee di libertas, libertas che vuol dire praticamente una società oligarchica, però dove non domini nessun individuo per conto suo, come era il caso nella Firenze degli anni 1470. Grazie. Grazie Claudio per questa illuminante comunicazione sul pensiero politico di Jacopo Figlio di Giorgio Braccioli e sulle sue fonti. Grazie anche per l'esame puntuale molto preciso dei testi del procedimento e per l'analisi del concetto libertas, contrario della tirannia. Grazie anche per la visione politica di differenze a queste età. E dunque torniamo alla prima relazione. Perché la ripresa video possa essere buona, bisogna vedere.
Dunque, torniamo alla prima relazione prevista, quella della professoressa Simona Langera, prego, che parlerà su diritti e doveri in Francesco de Vittoria, ancora nel cuore della tematica del convegno. Se posso andare. Allora, innanzitutto volevo fare un breve ringraziamento a tutti gli organizzatori per il convegno, per l'invito, in particolare al professor Isabella. Cercherò di stare nei tempi, quindi vado ad iniziare subito il tema di cui tratto, appunto, diritti e doveri in Francesco de Vittoria. Non so se si sente. Allora, Francesco de Vittoria è riconosciuto unanimemente, sì, come uno dei principali fautori della riflessione sui diritti umani nella prima modernità. Ciononostante, sino ad ora, non è stato messo sufficientemente in rilievo come la fondazione dei diritti soggettivi in Vittoria debba essere strettamente relazionata con la sua speculazione sul concetto di legge naturale, poiché è a partire da essa che Vittoria sviluppa la sua difesa dei diritti dei popoli d'oltreoceano, soggiogati dalla dominazione spagnola. Il tema della lex naturalis è dunque centrale nel suo pensiero. Tale tema è stato approfondito da Vittoria durante il suo magistero salmanticense, commentando la Summa Theologiae di Tommaso d'Aquino, e costituisce il presupposto teoretico per la successiva fondazione dei diritti soggettivi da lui enunciata nel 1539 nella Relatio de Illis. Qui due concetti entrati da Vittoria ricondotti all'ambito del diritto naturale sono centrali: quello di dominium e quello di ius gentium. Per quanto riguarda l'idea di dominium, si deve rilevare che già 4 anni prima, durante l'anno accademico 1535-1536, commentando la seconda della Summa Theologiae, e più precisamente analizzando la Questio 62, egli aveva sottolineato, con l'appoggio delle Sacre Scritture, come Dio avesse conferito al genere umano un diritto e un dominio su tutte le creature, rilevando che ciò poteva essere provato anche dalla ragione naturale. Come aveva mostrato Aristotele, tutte le cose esistevano per uno scopo, ma il genere umano era lo scopo per cui erano state fatte tutte le altre cose. Pertanto, l'uomo era signore di tutto. Gli esseri meno perfetti esistevano poi per il bene di quelli più perfetti, ma l'uomo era l'essere più perfetto fra tutte le creature e pertanto aveva diritto e dominio su tutto. Inoltre, rilevava il maestro, era di diritto naturale che l'uomo dovesse conservarsi in vita, ma ciò richiedeva necessariamente l'uso delle altre creature. Pertanto l'uomo aveva il diritto di farne uso. D'altra parte, il dominio delle cose non apparteneva soltanto al genere umano in quanto comunità. Piuttosto, ciascun singolo individuo era proprietario di tutto, sicché ognuno poteva farne uso a piacimento, a patto che non recasse danno ad altre persone o a se stesso. Alla domanda poi su come si fosse giunti alla divisione dei beni in proprietà privata, Vittoria rispondeva che la divisione era di diritto umano. Ciò sollevava un'obiezione. Se la legge naturale rendeva proprietari di tutte le cose, e questa legge di natura, un diritto naturale, veniva da Dio, allora nessuno poteva privare una persona di tale diritto. Lo scopo aveva sostenuto che dopo il peccato di Adamo, Dio aveva abrogato la legge di natura che prescriveva la comunione della proprietà. Ma per Francesco de Vittoria, il diritto naturale era immutabile.
A suo avviso, però, la legge di natura che prescriveva la comunione della proprietà lasciava gli uomini liberi di scegliere. Infatti, poiché tutte le cose erano in comune, gli uomini potevano riunirsi e dire: tu prendi questo e tu prendi quello. Secondo il maestro Salmanticense, la spartizione originaria poteva essere avvenuta in due modi. Nel primo modo, ad opera di Adamo, che aveva diviso le cose in prima persona, per potere paterno o con il consenso dei figli. Nel secondo modo, attraverso l'elezione di un governante, che aveva poi effettuato la spartizione. Nel terzo modo, infine, poteva essersi effettuata giungendo ad un accordo fra tutti gli uomini sulla suddivisione. Quest'ultima soluzione presentava una difficoltà. Che cosa succedeva infatti se una minoranza non era d'accordo con la spartizione proposta? Per il maestro Domenicano, che la maggioranza dovesse prevalere era un principio di diritto naturale. Est de iure naturale, quod maior pars sempre vinca in consiglio. La spartizione originale, secondo ciascuno di questi tre modi, poteva poi essersi effettuata o con una spartizione delle terre, oppure decidendo che la proprietà fosse del primo occupante. Quest'ultima decisione non doveva per forza essere esplicita o formale. Il consenso virtuale o la mera acquiescenza sarebbero stati sufficienti. Una volta compiuta la spartizione ad opera del diritto umano, lo ius naturale la garantiva. Infatti, per diritto naturale, la proprietà poteva essere trasferita da una persona ad un'altra solo per volontà del proprietario o per autorità di un governante. Francisco de Vitoria concludeva la sua argomentazione con un corollario: i cristiani non potevano occupare le terre degli infedeli. Una volta che era stata compiuta la spartizione, le terre di questi ultimi appartenevano ad essi, e soltanto ad essi. Es quo seguito corollario: quattro cristiani non possono occupare terras infedeli. Per il teologo spagnolo, non per legge umana, bensì per legge umana e divina, l'uomo era portatore della capacità di usare le cose. A fondamento di tale concezione vi era la nozione biblico-patristica elaborata dai pensatori medievali, in quanto portatori di diritti naturali, erano anch'essi i veri dogmi. Nella Deitis, all'obiezione degli oppositori che, nella condizione di peccato espressa dall'antropofagia o dalla sodomia dei nativi, vedevano l'incapacità di autocontrollo e quindi di dominio, Vittoria rispondeva che la colpa, come la demenza e l'idiozia, non diminuiscono la dignità dell'uomo e la sua capacità di possedere. L'infedeltà degli indigeni, così come lo stato di peccato, non intaccano la natura umana, solamente li indeboliscono. Egli affermava pertanto l'inesistenza di cause che potessero legittimamente portare all'espropriazione delle terre degli indios. Per essi, come per ogni altro popolo, andavano riaffermate la legge naturale e la facoltà con essa data di possesso o proprietà delle cose per uso proprio. Per quanto riguardava poi l'altra fondamentale idea della Relectio del 1539, ossia l'Expensio, bisogna rilevare che nella De Indis Vittoria, non a caso, riportava senza perplessità alcuna lo ius gentium nell'ambito della legge naturale, strappando definitivamente all'ambiguità di un'interpretazione che lo collocava sulla linea di frontiera dei confini del diritto positivo. Vittoria sosteneva infatti che lo ius gentium era di diritto naturale o derivato dal diritto naturale. Bel est ius naturale, bel derivatum ex iure naturale. Ma nel suo commento alla seconda secunde, questo 57 articolo 3, dell'anno 1535, cioè 5 anni prima, Vittoria includeva lo ius gentium nell'ambito del diritto positivo. In tale sede, infatti, dopo aver anticipato che omne ius a iure naturale est positivum, dicitur enim positivum, via est ex algo beneplacito,
e vi affermava che lo ius gentium potius debit reponi sub iure positivo, quando sub iure naturale. Con questa affermazione Vittorio voleva confutare innanzitutto una concezione del diritto naturale che si estendeva anche agli esseri irrazionali e parallelamente limitare una concezione dello ius gentium che assumeva in sé quei precetti che per il teologo spagnolo appartenevano al diritto naturale. Per Vittorio, infatti, lo ius naturale era vincolato strettamente da una parte alla ragione umana e dall'altra a ciò che era bene in sé, indipendentemente da altri. Per tutte queste ragioni, nel 1535, innanzi ai suoi studenti affermava: ius naturale est bonum de se, sine ordine ad alium. Ius gentium de se non est bonum. Id est ius gentium dicitur quod non habet in se debitate ex natura sua, sed ex convicto hominum sanctum est. A tale riguardo bisogna rilevare che per Luciano Peregna è insostenibile affermare che la posizione di Francisco de Vittoria circa il diritto delle genti difesa nella lettura del 1535 sia cambiata nel 1539 con la stesura della Leyes. Per lo studioso spagnolo, Francisco de Vittoria ha sempre sostenuto il carattere positivo, costituzionale e storico dello ius gentium. Nella relazione del 1539, infatti, Vittoria voleva solo dimostrare e affermare i diritti degli spagnoli nei rapporti con i popoli d'oltreoceano. Ma come ha messo in rilievo Pizzorni, Reginaldo Pizzorni, con una visione del diritto delle genti veramente positiva, non avevano ragione d'essere né la Relatio de Indis né la De Iure Belli. In particolare, la De Indis avrebbe perso il suo carattere di denuncia nei confronti delle ingiustizie che si stavano perpetrando nelle terre d'oltreoceano, e gli Indios sarebbero rimasti egualmente abbandonati all'avidità e alla mercé dei conquistatori spagnoli. Ma c'è di più. Nella seconda parte della De Indis, dopo la disamina di una serie di titoli riconosciuti comunemente come validi e da lui confutati, Vittoria individua i possibili titoli legittimi e idonei a giustificare la presenza degli spagnoli in America. Tali titoli possono essere così riassunti. Il primo riguardava il diritto alla società e alla comunicazione naturale. Il secondo riguardava il diritto a predicare e a annunciare il Vangelo. Il terzo riguardava il diritto degli spagnoli a intervenire in difesa della libertà religiosa se alcuni barbari si fossero convertiti al cristianesimo e se i loro principi si fossero opposti con la forza a tale libera decisione. Il quarto riguardava il diritto del Papa a dispensare i cristiani indigeni dall'obbedienza ai principi che avessero imposto l'adempimento di azioni contrarie alla fede, sempre che non esistesse pericolo di scampo. Il quinto riguardava il diritto di intervento contro la tirannia e le leggi crudeli volte a colpire gli innocenti. Il sesto riguardava il diritto di libera scelta degli indigeni. Il settimo riguardava il titolo di alleanza in caso di guerra tra le popolazioni indigene. La parte che aveva subito ingiustizia poteva legittimamente chiamare il suo aiuto gli spagnoli. L'ottavo e ultimo titolo, più accennato da Vittoria che effettivamente proposto, in quanto egli si dichiara incerto sulla sua legittimità, riguardava la convenienza degli indigeni, dato il loro stato di arretratezza nelle arti e nell'industria, di sottostare ad un'amministrazione spagnola. Il primo titolo proponeva il tema dei diritti degli spagnoli a percorrere le terre scoperte di recente e di permanervi senza recar danno agli indigeni. Nel secondo era ripresa la questione della legittimità di propagare la fede cristiana. Il terzo, quarto e il quinto titolo riguardavano i diritti dei nativi convertiti ad essere difesi fino a prevedere di fronte ai principi che ponevano l'idolatria lo ius belli. Il sesto e il settimo titolo dichiaravano ancora i diritti dei nativi che erano in lotta tra loro a valersi con libera elezione dell'aiuto e dell'amministrazione degli spagnoli. L'ultimo titolo riguardava infine l'utilità per i popoli recentemente scoperti di accettare l'amministrazione e il governo dei reali di Spagna, dal momento che essi non conoscevano la scienza e le arti meccaniche e non avevano un'agricoltura né un artigianato progredito. Ma sulla validità di quest'ultimo titolo Vittoria nutriva seri dubbi. Ora,
Dalla disamina dei titoli legittimi emerge innanzitutto la novità della posizione di Vittoria, che si radicava in una nuova visione, la società naturale di tutti i popoli. Rispetto ad altri protagonisti del dibattito sulla legittimità della conquista, come ad esempio Bartolomeo della Scala, Vittoria pone la questione su un piano diverso, quello della società della comunicazione naturale, che dà luogo al diritto alla comunicazione. Il titolo della naturale socievolezza è dunque il principale, fondamentale titolo che permette una lettura unitaria della sua relazione sulla questione dei diritti. Nel porre il titolo della comunicazione come premessa della sua speculazione, a cui tutti gli altri titoli vanno riferiti, Vittoria supera le contraddizioni apparenti. Tali titoli infatti non appaiono più come autonomi e indipendenti, ma aggressioni del diritto alla libertà di comunicazione. Nemmeno l'intervento culturale o umanitario rappresenta una rinuncia alla razionalità e alla libertà umana, né alla necessità di rispettare i costumi delle popolazioni indigene. Piuttosto, quando nel processo comunicativo determinate forme di vita sociale, politica o determinati costumi ledono diritti essenziali dei soggetti che li praticano o addirittura di innocenti, allora un dovere naturale di solidarietà e di umanità impone di contribuire al miglioramento di una situazione compromessa. Vittoria ha ben assimilato la lezione dello stagionista, il quale aveva messo in luce come la capacità di scambiare idee e esprimere attraverso il linguaggio attraverso il linguaggio un attributo specifico del genere umano. Senza comunicazione non può darsi conoscenza tra gli uomini e nemmeno possono esistere relazioni basate sulla cooperazione. In altri termini, senza di essa non è possibile la società e la comunità. Lo stesso istinto di socievolezza che muove l'uomo a formare la società, per Francisco De Vittoria, è un'inclinazione naturale. Le società umane si sono costituite affinché ogni uomo, per mezzo dell'aiuto reciproco con i suoi simili, porti a compimento la propria natura. Del resto, la vita in società non è richiesta solo e unicamente per superare le difficoltà fisiche e materiali a cui l'uomo deve far fronte, ma anche per lo sviluppo stesso delle sue facoltà superiori. Nell'intelletto e nella volontà possono perfezionarsi in solitudine. La stessa virtù, come afferma Aristotele, non può darsi se non vi è comunicazione e amicizia fra gli uomini. Non a caso Vittoria, appellandosi all'autorità di Aristotele e di Agostino, afferma che coloro i quali di proposito rifuggono da ogni rapporto con il consorzio umano sono dotati di un'umana brutalique natura e possono essere considerati come fiere, poiché l'uomo è per natura un animale sociale e politico. Per Vittoria, inoltre, a ulteriore garanzia dell'unità dell'umanità, rispetto ad Aristotele, vi era una naturale cognazio che poggia sulla certezza di essere stata creata da un unico Dio. Non stupisce dunque che Vittoria consideri l'amicizia tra gli uomini un diritto di natura. Quanto? Posso? Tutto ciò è ribadito da Francisco De Vittoria attraverso la negazione del detto colautino «lupus est homo». È infatti contro il diritto naturale che l'uomo tratti da nemico senza una ragione un altro uomo. Unde contra ius naturale est, ut homo, homine, sine alta causa aversetur. Non è homini homo lux est, sed homo. E sempre a tale proposito chiarisce: omne anima vivici sibi simile, ergo videtur quo, amicizia inter homines sit. Dei jure naturali. Facilitare e non impedire la comunicazione tra gli uomini e dunque tra le diverse società rimanga così a un diritto soggettivo, quello dello ius communicandi. Su quest'ultimo, per il maestro domenicano, si basa lo stesso diritto di cittadinanza. Infatti, osserva Vittoria, chi è nato in una città non può essere cittadino di un'altra città. D'altro canto, se non fosse cittadino di quella dove è nato, non sarebbe cittadino di alcuna città. Ma per il maestro domenicano ciò non può essere, poiché in tal modo tale uomo sarebbe privato di ciò che corrisponde a un diritto naturale. Di conseguenza, disa Vittoria, gli stranieri possono usufruire dei privilegi dei cittadini, se sopportano
gli oneri come gli altri cittadini. Alla luce di quanto sinora rilevato, non si può fare a meno di notare la correlatività esistente per Vittoria fra diritto naturale e diritti soggettivi. Per lui, infatti, si può definire il rapporto fra genitori e figli nei termini di un ordine oggettivamente giusto oppure nei termini di un precetto morale. D'altra parte, si può anche affermare che i genitori hanno diritto ad essere rispettati dai figli. Allo stesso modo, dire non rubare significa assumere che gli altri hanno diritto ad acquisire proprietà. Affermare dunque un ordinamento giusto delle relazioni umane significa, il maestro domenicano, dare per acquisita una struttura di diritti e di doveri. Per Vittoria, dunque, l'idea di ius naturale non solo è compatibile con quella di diritti soggettivi, ma addirittura, per lui, esse sono complementari. È dallo stesso concetto di diritto naturale, infatti, che Vittoria declina i diritti soggettivi, sia degli indios che degli europei, poiché esso è la fonte prima sia dei diritti sia dei doveri. Sia nella prima parte della Leis, nella quale il maestro delinea i titoli illegittimi per la conquista, così come nella seconda della Relezio, in cui si analizzano quelli illegittimi, è sempre il diritto naturale a costituire le fil rouge per le sue argomentazioni. Agli europei, così come agli indios, sono riconosciuti dei diritti e dunque complementariamente dei doveri. I titoli illegittimi di conquista vanno contro il diritto naturale, poiché privano gli indios del loro diritto alla proprietà, all'autogoverno e alla libertà. Pertanto gli spagnoli non possono privarli delle loro terre. Tutti i popoli, infatti, hanno il diritto di possedere delle proprietà e di istituire dei governanti. La questione è così risolta da Vittoria alla luce del diritto naturale che in origine aveva conferito un dominio al genere umano. Allo stesso modo, nel caso in cui siano gli indios a privare gli spagnoli del diritto naturale di transitare per le loro terre e di commerciare equamente con loro, un diritto che nasce dalla originaria e universale disponibilità dei beni comuni, dalla cognazio degli uomini, tra loro stabilita dalla natura stessa, o a ostacolare l'evangelizzazione, a perseguitare i convertiti o ancora a pregiudicare gli innocenti, in sintesi a non rispettare i dettami dello ius gentium che si fonda sul diritto naturale, allora essi, gli indios in questo caso, commettono ingiustizia e sono passibili di punizione. Queste ultime considerazioni relative ai diritti degli spagnoli sono state spesso fraintese e interpretate come un modo da parte di Vittoria per fornire una base legale alle guerre di colonizzazione. In realtà, la speculazione di Vittoria mira al riconoscimento di un'eguaglianza reale, non solo formale, che pone i soggetti coinvolti su un medesimo piano, dove diritti e doveri si corrispondono necessariamente. Vittoria, infatti, riconosce l'indio quale soggetto razionale, libero, portatore di diritti e pertanto inserito nella complessa trama dell'ordine e della giustizia naturale, nella quale diritti e doveri si intrecciano necessariamente e complementariamente. I titoli legittimi, così come quelli illegittimi, per la conquista delle terre d'oltreoceano, nascono dal pieno riconoscimento da parte di Vittoria di una soggettività giuridica attribuita agli europei così come agli indios. La prima parte dei titoli legittimi e la seconda parte dei titoli legittimi degli indis, infatti, sono speculari l'una rispetto all'altra, poiché agli europei, così come agli indios, sono riconosciuti dei diritti e dunque dei doveri. Per Vittoria è la struttura razionale della realtà stessa, di cui in ultima analisi espressione il diritto naturale, ad assicurare tale reciprocità di diritti e doveri. Insomma, il criterio a cui Vittoria si appella è quello della recta ratio, criterio di misura per l'azione di ogni uomo, sigillo di ogni possibile convivenza sociale e unico vero fondamento per la comunicazione intersoggettiva. Ma la recta ratio non è solo il criterio di azione per Vittoria, è anche un criterio in rapporto al quale ogni uomo costituisce la sua identità e dunque intersoggettività. Il pensiero etico-giuridico di Francisco de Vittoria è stato variamente e contraddittoriamente interpretato. Ne è stata data una lettura che vincola il suo pensiero strettamente a una visione etico-politica
di stampo ancora medievale e una subspecie modernitatis, cioè un'interpretazione che situa Vittoria in linea con un processo evolutivo del pensiero giuridico occidentale che sfocia nel pieno riconoscimento di diritti naturali soggettivi. Alcuni studiosi hanno letto poi la sua Redemptio de Indis come un ulteriore tentativo, sebbene mascherato, di legittimare la conquista spagnola. Ad esempio, per Todoro, Vittoria incarna un pensiero nel quale non vi è alcuna vera uguaglianza tra spagnoli e indios. Infatti, secondo lo studioso bulgaro, pur demolendo le giustificazioni abituali e correnti delle guerre condotte in America, Vittoria ritiene che le guerre giuste siano possibili. Pur facendo ricorso a ragioni che poggiano sul principio di reciprocità, come ad esempio il diritto naturale di socievolezza e comunicazione o il diritto a commerciare, che si applicano indifferentemente agli indios e agli spagnoli, il domenicano non tiene conto che sono questi ultimi a scegliere i criteri sui quali si decide se una guerra è giusta oppure no. Per Todoro, nel pensiero di Vittoria, gli spagnoli, a differenza degli indios, non sono soltanto parte in causa, ma anche giudice, poiché essi scelgono i criteri in base ai quali sarà pronunciata la sentenza. Per esempio, sono loro che decidono essere tirannia al sacrificio umano, ma non il massacro. Secondo lo studioso bulgaro, si è abituati a vedere in Vittoria un difensore degli indios, ma in realtà sotto la copertura di un diritto internazionale fondato sulla reciprocità e gli fornisce una base legale alle guerre di colonizzazione. Conclusione, a nostro avviso certamente affrettata, anche perché dedica 3 pagine, in tutto un libro di 300, all'analisi di Vittoria, quindi in questo senso estremamente sintetica, direi. Dicevo, affrettata, non è possibile infatti liquidare così, sommariamente, il lavoro svolto da Vittoria in più di 10 anni di ricerca intellettuale. Ricordo che Vittoria scrive nel 1528 la De potestate civili e appunto nel 39 la De Libris. In questi 10 anni va elaborando un percorso che lo porterà appunto a formulare una teoria sui diritti soggettivi. Riflessione che gli ha permesso di fatto, come riconosce lo stesso Todoro, di gettare le basi in un nuovo possibile ordine internazionale. Eppure, lo ribadiamo, questa lettura dell'opera di Vittoria, quale paravento per giustificare in ultima analisi ancora una volta la conquista, si presenta sovente in ambito storiografico. In realtà, il conservatore Vittoria era un passo più avanti rispetto allo stesso Bartolomé de las Casas e alla sua posizione, definita dallo stesso Todoro incapace di cogliere la differenza nell'uguaglianza e dunque volta ad appiattire l'altro riportandolo a sé, piegandolo alla propria identità. Las Casas, infatti, secondo Todoro, abolisce la differenza e dunque non riconosce l'altro come altro da sé. Vittoria dimostra un pensiero aperto alle nuove categorie della modernità, ancora più dello stesso Las Casas, poiché l'uguaglianza cui mira Vittoria si basa sulla reciprocità di ogni singolo uomo di essere portatore in ugual modo di diritti e dunque di doveri, in quanto essere razionale. In altri termini, Vittoria ha pensato le condizioni di possibilità per vivere la differenza nell'uguaglianza o l'uguaglianza nella diversità, andando ben oltre una visione che converte la differenza in ineguaglianza o che trasforma l'uguaglianza in identità. E sebbene il riconoscimento dell'umanità e della libertà degli individui fosse condiviso dalla maggior parte degli intellettuali sin dall'inizio del dibattito sulla conquista, in quanto presupposto necessario per l'evangelizzazione, bisogna riconoscere a Vittoria la novità della sua posizione, che non si richiama al diritto divino e va oltre il diritto umano, fondandosi sul concetto stesso di diritto naturale. A nostro avviso, le accuse mosse da Todoro al Domenicano nascono da una lettura parziale che non ha indagato a sufficienza il punto di vista teorico da cui Vittoria guardava le popolazioni di oltreoceano. Vittoria, sviluppando la sua riflessione a partire dalla correlatività esistente tra diritto oggettivo e diritti soggettivi, ossia guardando il naturale intreccio tra diritti e doveri, offre le condizioni per vivere la differenza nell'uguaglianza, superando così l'impasse di tutte quelle posizioni in cui la differenza si converte in ineguaglianza, penso a Juan Gines de Sepúlveda,
e specularmente l'eguaglianza si trasforma nella concezione assimilatrice e annessionistica dell'identità potenziale dell'altro in sé. In realtà, sottolineando i doveri non solo degli spagnoli, ma anche degli inglesi, Francisco de Vittoria ha posto i soggetti della controversia sul medesimo piano, al di là di una visione paternalistica, ha trattato la questione attraverso una prospettiva di equità e giustizia che implica necessariamente la reciprocità di diritti e doveri degli uni verso gli altri. Ed è lo stesso concetto di diritto naturale ad assicurare tale reciprocità. Grazie ad essa, Vittoria non avrebbe esitato a condividere la posizione assunta da Jacques Maritain in occasione dell'elaborazione della Carta dei diritti dell'uomo, secondo cui una dichiarazione dei diritti deve essere completata di norma da una dichiarazione degli obblighi e delle responsabilità dell'uomo verso la società civile e la comunità internazionale. Grazie. Ringrazio la professoressa Langella che ha stabilito il legame tra la fondazione di diritti soggettivi nel pensiero del Domenicano Francisco de Vittoria e la sua speculazione sul concetto di legge naturale, lex naturalis, con applicazione alla situazione dei popoli indigeni d'oltreoceano, e posso dire che la sua conclusione in qualche modo può servire di transizione all'ultima relazione di questo convegno. Per quest'ultima abbiamo una delle autorità del convegno, il professore Alessandro Ghisaberti, che precisamente parlerà della Casas, e siamo ancora nel nuovo mondo, Orbis Novus, il dibattito sulla schiavitù naturale di Bartolomé de las Casas. Prego, caro Alessandro. Grazie. La professoressa, con la sua lezione magistrale, ha fatto qualche appunto nei confronti della Casas, però solo che vuole che la Casas parli per ultimo. La parte della mia relazione che potrò esporre nel tempo consentito non include il nucleo più teorico sulla riflessione che Bartolomé de las Casas fece nel suo trattato De Regia Potestate, dove pose il fondamento giuridico e politico delle dottrine a cui io accennerò, fissandomi sul tema del dibattito circa l'interpretazione della schiavitù naturale di cui parlava Aristotele. Primo punto, allora, brevemente, la teorizzazione della schiavitù nella politica di Aristotele. Politica intesa come opera. Aristotele nella politica presenta caratteristiche diversamente interpretabili della schiavitù. Egli afferma che esistono due tipi di schiavi, quelli per legge e quelli per natura. Schiavi per legge sono quelli che vengono fatti prigionieri in una guerra giusta e che le leggi e costumi accolti da tutti i popoli consentono di fare schiavi invece che ucciderli. Schiavi per natura sono quelli che possiedono particolari caratteristiche fisiche e intellettuali. In Politica 1.3 leggiamo questa descrizione dello schiavo. Il padrone è semplicemente padrone dello schiavo, ma non gli appartiene. Invece lo schiavo non solo è schiavo del suo padrone, ma gli appartiene completamente. Quale sia la natura dello schiavo e quale la sua funzione è chiaro. Aristotele dice che è chiaro, ma vedremo poi che non è molto chiaro. È chiaro da queste considerazioni.
chi per natura non appartiene a sé ma ad un altro, pur essendo uomo, è uno schiavo per natura. Ed appartiene ad un altro quell'uomo che, pur essendo uomo, è oggetto di proprietà. Ed è oggetto di proprietà uno strumento che serve all'azione o che è separato da chi lo possiede. Determinazioni fatte da Aristotele apparentemente sono chiare, ma se approfondiamo noi ci rendiamo conto che l'affermazione che lo schiavo per natura è colui che appartiene a un altro va definita, va interpretata, va trovato il criterio attraverso il quale uno appartiene a un altro e non a sé, appartiene a un altro e non a sé. L'essere strumento, l'altra espressione di Aristotele, l'essere uno strumento che serve all'azione e l'essere separato da chi lo possiede. Tutto questo di nuovo ripropone la domanda: come si riconoscono quelli che sono strumenti e che sono separati? Un altro termine che viene da Aristotele e che coinvolge il dibattito è il termine barbaro. A proposito di questo termine, c'è all'origine qualcosa che collega il significato di barbaro allo schiavo per natura. Ai barbari è stata in qualche modo assegnata una natura servile. Stando alle ricostruzioni degli studiosi più recenti, il termine barbaro è stato originariamente usato in Grecia per indicare onomatopeicamente il suono di una lingua incomprensibile. Esso compare per la prima volta in Omero, in Ilia 2:267, riassume la differenza tra il greco e l'altro sulla base della differenza linguistica, essendo il barbaro colui che parla come balbettando in una lingua incomprensibile all'uomo greco. Ai tempi delle guerre persiane il barbaro diventa sinonimo di un essere ontologicamente inferiore. Secondo lo studioso Giorgini, la categorizzazione del barbaro è il risultato dell'incontro e della commistione di propaganda politica e di elaborazione culturale della propria identità da parte della polis ateniese. Così nell'Etica a Nicomaco Aristotele afferma che i barbari sono caratterizzati dalla bestialità. La bestialità è esemplificata da disposizioni bestiali come quelle tramandate circa la donna che divora i feti o di tribù selvagge che si cibano di carni umane, disposizioni che vengono poi collegate alla natura, alle cattive abitudini, in particolare alla mancanza di ragionamento e all'uso solo dei sensi, della sensazione. Questo è Aristotele. Un altro andiamo a vedere nel Medioevo i commentatori cristiani medievali. I commentatori latini danno letture diversificate del pensiero aristotelico, senza tuttavia essere particolarmente presi dal dibattito, non vennero coinvolti in modo forte dal dibattito, lo consideravano praticamente una cosa solo teorica. Nel Medioevo riscontrano quei caratteri letti genericamente, che vi ho sommariamente indicato, relativi agli schiavi, come qualcosa che si realizza nella società medievale con i servi della gleba, ma senza che questo faccia problema per nessuno, senza teorizzazioni che debbano portare a questioni di principio. Quindi di fronte ai servi della gleba, che di fatti venivano trattati come schiavi, non si sollevano questioni radicali. Queste questioni radicali si solleveranno invece a proposito della popolazione del nuovo mondo. Nel Medioevo
non si metteva seriamente in discussione per i servi della gleba la loro appartenenza al genere umano, né si metteva in discussione il possesso di un'anima individuale. Di fatto, nelle dispute si assunse la bestialità come caratteristica dei barbari e, andando oltre il testo di Aristotele, si fissarono come tratti peculiari dei barbari, oltre alla mostruosità del cannibalismo, il vivere in regioni distanti e inospitali, che alteravano anche le caratteristiche somatiche cardiocircolari a causa del molto freddo, e privavano dell'uso della ragione. Ma era una questione teorica, posti infini e spunti. Per i medievali questi barbari non vennero mai tuttavia identificati con un soggetto storico concreto. Nella letteratura medievale non vennero mai fatti coincidere con una popolazione concreta. Le cose invece, appunto, ho fatto questa premessa perché le cose andranno diversamente nella stagione seguita alla scoperta del nuovo mondo, con l'acuirsi della controversia degli indios. Le nuove popolazioni saranno descritte con i tratti ricavati dalla categoria vuota del barbaro medievale, che finirà invece col ricevere un referente storico puntuale. Secondo punto, la discussione sui diritti umani sino alla disputa di Valladolid 1550-1551. Qui i personaggi che si confrontano sono Juan Ginés de Sepúlveda e Bartolomé de las Casas a confronto. Io ho parlato qui e anche a Chianciano nel suo tempo di Sepúlveda come umanista. Purtroppo la figura che oggi ci fa qui non è buona, ma la storia è questa. I nomi più noti circa il dibattito sui diritti umani in relazione alla gestione delle terre fatte oggetto di conquista e dominazione da parte degli spagnoli e dei portoghesi sono quelli di tre religiosi: Domenicano Francisco de Vitoria, il sacerdote umanista Juan Ginés de Sepúlveda e il domenicano Bartolomé de las Casas. Su de Vitoria abbiamo appena ascoltato Simona Langella. Per quanto riguarda Juan Ginés de Sepúlveda, nato a Pozo Blanco di Cordova nel 1490, vi morirà nel 1573, Sepúlveda si è formato a Bologna come studioso di Aristotele, di cui divenne traduttore ufficiale presso la corte pontificia a Roma tra gli anni 1523 e 1536. Ritornato in Spagna nel 1536, da questa data sino al 1555, è coinvolto nella disputa sui problemi connessi con le terre del Nuovo Mondo e diventa l'avversario più determinato di Bartolomé de las Casas. In particolare, egli tratta le questioni della guerra giusta contro gli indios e della loro condizione giudicata subumana in due opere di Sepúlveda: Democrates Secundus, Seo de Justis Belli Causis Apud Indios, 1545, e nella Apologia del 1550, in cui espone, in queste opere espone le medesime tesi, che sintetizzo: gli indios sono schiavi per natura, mentre gli spagnoli sono domini per natura. Perciò, virgolette, citazione, è giusto e conveniente agli indigeni sottomettersi al potere degli spagnoli, così come è giusta la guerra che viene fatta per costringerli ad accettare una condizione imposta dalla natura, come aveva insegnato Aristotele. Oppositore strenuo di queste tesi fu Bartolomé de las Casas, che ha una vita molto tormentata, sicuramente complicata, ma poi l'evoluzione, spero di darvene un'idea, è verso un chiarore, uno splendore notevole. Nato a Siviglia nel 1484, era figlio di Don Francisco, il padre, che accompagnò Cristoforo Colombo nel suo secondo viaggio verso le Antille, effettuato nel 1493.
Bartolomeo, dopo essersi laureato in diritto all'Università di Salamanca, si imbarcò per il Nuovo Mondo nel 1502 con la spedizione di Nicolas de Ovando, terzo governatore delle Indie Occidentali, per prendere possesso delle piantagioni paterne nelle isole di Hispaniola, attualmente suddivisa tra Haiti e la Repubblica Dominicana. Con il proposito, andò, diciamo, era un porro, con il proposito di arricchirsi e ottenere benefici ecclesiastici. Così gli fu affidata la gestione di una encomienda. L'encomienda era un'istituzione spagnola, Angela deve aver pazienza, queste cose sono stranote, ma per gli altri forse no. L'encomienda era un'istituzione spagnola introdotta nell'America centro-meridionale nel secolo XVI che aveva la struttura organizzativa di un feudo medievale. Grandi estensioni di terreno sottoposte assieme alle persone che vi abitavano al comando di un solo padrone, l'encomendero, che per l'eccessivo potere finiva por ridurre in schiavitù gli indigeni che vi lavoravano. Per alcuni anni Las Casas combatté contro gli indios, impiegandoli come schiavi nelle sue proprietà, chiudendo così gli occhi davanti alle stragi, prevaricazioni e soprusi di ogni genere perpetrati dai conquistatori spagnoli avidi di ricchezze. Avendo presto maturato la convinzione che fosse necessaria una svolta nel promuovere l'evangelizzazione, nel 510 si effettua, diciamo, una conversione nel senso migliore del termine, diventa sacerdote e si trasferisce a Cuba. Verso la fine del 1511 assisté alla predicazione festiva di padre Antonio Montesinos, un domenicano favorevole alla liberazione degli schiavi, e si ritrovò a condividere queste idee. Da allora, dopo essersi liberato dall'incomienda, rinuncia all'incomienda, iniziò la sua conversione a quegli ideali per i quali combatté per tutto il resto della sua vita. Reclamò libertà e parità di diritti degli indios con i conquistatori e, come era da aspettarselo, ricevette opposizione dei coloni. Nel 1516 decise di recarsi in Spagna per ottenere dal governo spagnolo la promulgazione di leggi favorevoli agli indigeni. Il governatore di Madrid e il reggente del regno Cisneros lo nominarono procuratore generale e protettore degli indios. Ma pur avendo acquisito una certa benevolenza dall'imperatore Carlo V, non cessò la pressione nei suoi confronti da parte dei conquistatori. Nel 1523 Bartolomé de Las Casas si fece domenicano, quindi entra nell'ordine in cui apparteneva Vittoria e il grosso dei maestri della scuola di Salamanca. Da domenicano continuò la sua battaglia, probabilmente sentendosi protetto dall'appartenenza a un grosso ordine, continuò la sua battaglia con molte iniziative, alcune delle quali risultarono un po' ingenue, oppure non ben istruite. Ad esempio, una sua presa di posizione, importante ricordare perché gli uomini che grandi hanno sofferto tanto, hanno sofferto grandemente, una sua presa di posizione dovuta a errate informazioni e di cui si pentì poi a lungo, circa la possibilità di importare schiavi neri dall'Africa per riformare le colonie. Gli avevano trasmesso la comunicazione, la notizia che i neri di Africa desideravano andare a lavorare alle terre degli indios, spontaneamente. Ripeto, quando scoprì che era stato imbrogliato, mi sofferse amaramente per un lungo tempo. La tenacia nello studio dei problemi e della stesura di opere lo portarono a diventare il maggiore sostenitore della necessità di modificare il criterio interpretativo del passo della politica di Aristotele che vi ho citato, in cui si parla di schiavi per natura, che gli spagnoli avevano applicato pari pari agli indios, senza minima discussione.
Con le nuove leggi promulgate nel 1543 da Carlo V, le quali prevedevano l'estinzione delle concessioni che recavano danno agli indios e il divieto di nuove concessioni, le tenaci battaglie di Las Casas ottennero significativi successi, cui va aggiunto il dato che in tutti i documenti si andava recependo a livello di documenti e primi decenni solo a livello di documenti l'istanza dell'abolizione della schiavitù. Nel 1544 Las Casas venne nominato vescovo di Chiapa, nello stato del Chiapas, Messico, immensa diocesi attualmente divisa tra Messico e Guatemala, ed avviò una evangelizzazione capillare fra i nativi. Ancora una volta gli encomenderos lo combatterono aspramente, lo accusarono di eresia, di tradimento, giunsero a ottenere addirittura l'abolizione di quelle nuove leggi che era stato il primo significativo risultato ottenuto. In questa situazione nel 1547 Las Casas fu costretto a ritornare in Spagna e qui venne a conoscenza delle opere di Sepúlveda. Le studiò in modo approfondito e attese alla preparazione di un confronto pubblico sui temi vivi delle sue posizioni per respingere le accuse e le insinuazioni mossegli dal brillante filosofo umanista Sepúlveda, sostenitore, come vi ho già ricordato, della schiavitù naturale degli indigeni. Il confronto avvenne nel 1550-1551 con i crismi, l'approvazione delle grandi autorità. Avvenne a Valladolid nel 1551, dove il nome, i testi che trattano questo riferito ai documenti, parlano di giunta di Valladolid. La prima sessione dei lavori si svolse tra l'agosto e il settembre 1550 davanti a una commissione di 15 membri, politici, funzionari, teologi, esperti di diritto. Sepúlveda interviene il primo giorno per circa 3 ore presentando in sintesi le tesi del suo Democrates II. Las Casas si interviene per ben 5 giorni leggendo la sua un'opera poderosa scritta ad hoc, cioè scritta preparata proprio per la disputa pubblica. La commissione chiese poi a Domingo Soto di redigere un sommario. La seconda sessione si svolse nell'aprile del 1551. Sepúlveda estrae 12 risposte e obiezioni ricavate dal testo riassuntivo di Soto e Las Casas le ribatte puntualmente una per una. Salto la parte centrale, che è quella che poi sostiene tutte queste posizioni anticipate, quelle che adesso vi dico nella conclusione, che è sulla sua elaborazione della teoria del diritto, compreso il diritto naturale, e il problema della ratio come criterio per distinguere gli uomini dai brutti, diciamo, la presenza della ragione. E vengo alla parte conclusiva presentandovi una sintetica carrellata sulle critiche di Las Casas alla schiavitù naturale. Las Casas nel De Regia Potestate fa vedere, mostra una visione dell'uomo e della società civile e religiosa dalla quale emerge l'assoluta insostenibilità della schiavitù naturale. Le principali argomentazioni che sono adotte a favore della schiavitù naturale. Prendo, le presento già nel contesto di dare anche la risposta della Casas a queste argomentazioni e le ricavo come testo di riferimento dall'apologia che, come dicevo prima, era stata preparata per il dibattito della disputa di Valladolid. All'inizio dell'opera, Las Casas enuncia dettagliatamente il percorso che intende seguire,
distribuito intorno a quattro questioni. In primo luogo confuterò l'opinione di Sepulveda che pretende giustificare la guerra contro gli indios perché essi sono barbari, rudi, indocili e privi di organizzazione politica. In secondo luogo dimostrerò che Sepulveda, con sicurissima perdita della sua anima, si sbaglia ad insegnare che la guerra contro gli indios sia giusta per punire i crimini contro le leggi di natura, soprattutto l'idolatria e i sacrifici umani. In terzo luogo, impugnerò il terzo argomento, nel quale Sepulveda insegna che si può muovere incondizionatamente guerra a quei popoli per liberare degli innocenti. In quarto luogo, mostrerò quanto sia aliena dalla dottrina evangelica, dalla pietà cristiana, la sua quarta proposizione, con la quale insegna che la guerra contro gli indios è giusta perché dilata le frontiere della religione cristiana e apre la via a messaggeri e a predicatori del Vangelo. L'assunto che l'uomo è un animale sociale, un animale politico per natura, era riferito dallo Stagirita ai cittadini, gli abitanti della polis a pieno titolo. Sembravano dunque esclusi dal pieno titolo di cittadino gli schiavi, ma lo sappiamo tutti, anche le donne, i bambini e gli stranieri. La Scasas applica invece l'assunto che l'uomo è un animale sociale a tutti gli uomini. Sostenere che gli indigeni d'oltreoceano sono barbari, selvaggi, incolti, insensati, privi della conoscenza razionale e della capacità sufficiente per reggersi e governarsi da soli, risulta affermazione empia, blasfema verso Dio e verso la natura. Classificare le sterminate popolazioni degli indios come barbari, cioè per natura esclusi dal contesto civile, segnati da caratteri di crudeltà e mostruosità, significa contraddire la bontà del Dio creatore e la perfezione della natura. In essi è presente l'immagine di Dio e tutti gli uomini, senza eccezione, sono stati redenti dal sangue di Cristo. Vale ad Aristotele, addio Aristotele. Da Cristo, che è vita eterna, abbiamo ricevuto il comandamento: ama il prossimo tuo come te stesso. La lettura della condizione di schiavitù naturale dei non cittadini o dei barbari ricondotta all'autorità di Aristotele è superata dalla Scasas molto analiticamente, come vi dicevo nel De Regia Potestate che ho esaminato nella parte centrale, è superata dalla Scasas con una lettura intratestuale, cioè legata alla visione proposta dallo stesso Aristotele dello Stato come tutto, come un organismo, e legata alla conclamata affermazione di Aristotele della natura di animale sociale che compete ad ogni uomo. Per la Scasas deve restare egemone un principio molto chiaro di Aristotele, ossia la sua affermazione della perfezione della natura umana, dell'uomo come animale politico, enunciato che contiene l'impossibilità che interi popoli siano schiavi per natura, perché questa situazione non si configurerebbe come un'eccezione al principio della naturale razionalità e politicità dell'uomo, bensì la contraddirebbe. I barbari schiavi naturali vanno configurati solo come le rare eccezioni di essere strani che vivono da apolidi e praticano comuni costumi bestiali. La categoria di barbari dunque non è in alcun modo applicabile alle popolazioni indigene del Nuovo Mondo. Ritornando al tracciato dell'apologia, la Scasas prosegue sottolineando che quei presunti barbari che sarebbero gli indios nei loro luoghi, nelle loro terre, nel tempo hanno creato regni illustri, costruiti secondo un regime politico e sociale, hanno costruito grandi città, sono stati grandi re, giudici, leggi, commerci, acquisti e vendite, affitti, altri contratti proprio del diritto delle genti.
solo con consapevole falsità Sepulveda ha potuto far rientrare queste popolazioni tra i barbari della classificazione aristotelica. Questi livelli di civiltà rifuggono poi dall'essere considerati inferiori alla civiltà spagnola, e quant'anche lo fossero, ciò non giustificherebbe la guerra contro di loro. Qui la Scalus è d'accordo con l'opinione dei Salmazzesi, di Vittoria e De Soto, ma va anche oltre. La Scalus introduce l'idea nuova della guerra giusta degli indigeni contro gli spagnoli. Questa è Vittoria Lucchesi. Come annota lo studioso Tosi, la Scalus mostra qui di portare fino alle estreme conseguenze i principi esposti dai maestri di Salamanca, riconoscendo che esiste una reciprocità di diritti. Se gli indios sono veri domini pubblici e privati, allora avranno anch'essi il diritto di muovere una guerra difensiva contro gli spagnoli che, con il pretesto della loro superiorità, li hanno ingiustamente attaccati. La posizione doveva apparire scandalosa e provocatoria, e per quello che mi risulta costituisce un unicum nel dibattito sulla conquista e forse in tutta la storia anche delle colonizzazioni del secolo scorso. Affrontando poi l'argomento di Sepulveda, che giustificava la guerra come castigo per i crimini contro la legge naturale commessi dagli indios, la Scalus distingue la loro posizione. Questo è un sottile passaggio che ha rilevanza anche oggi. Distingue la loro posizione da quella degli eretici presenti nei territori cristiani. Gli indios sono infedeli che non hanno mai abbracciato la fede di Cristo, né hanno mai condotto guerre contro i cristiani, cosa che avevano fatto i musulmani, né avevano mai occupato i loro territori. Quindi non c'è alcun fondamento giuridico perché principi cristiani e chiesa castighino gli indios o dichiarino loro guerra, non essendo in alcun modo loro sudditi. Decisa è poi l'opposizione del maestro domenicano alla teoria secondo cui la Chiesa possa ricorrere alla violenza e alla coercizione per combattere l'idolatria e punire gli idolatri. Un argomento sviluppato da Sepulveda, e questo argomento di Sepulveda è un po' più efficace dei precedenti che ho ricordato, insisteva nel giustificare la guerra come mezzo per salvare le vittime innocenti del cannibalismo e dei sacrifici umani. La Scalus, anche su questo punto complicatissimo, mostra chiaroveggenza e grande lungimiranza. Posso solo sintetizzare per punti le sue articolate risposte. Anzitutto, le guerre degli spagnoli hanno ucciso un numero ben maggiore di innocenti. Secondo, la guerra è uno strumento inefficace nello sradicare i sacrifici, perché questi sacrifici praticati dagli indigeni sono l'espressione di una cultura tradizionale e millenaria. Tracce di sacrifici umani, a nota la Scala, sono presenti in tutte le culture arcaiche e anche nella Bibbia. Sacrificio di Abramo. Terzo luogo, i sacrifici umani non sono segnali di costumi barbari, ma sono manifestazioni di forme religiose che vanno rispettate finché con metodi pacifici si dimostri la superiorità della religione cristiana. Che ne fu delle illuminate dottrine del nostro domenicano? Le posizioni di La Scalus uscirono idealmente vittoriose dalla disputa di Valladolid, anche se la loro traduzione in precisi comportamenti della storia fu più lenta. Bisognerà attendere l'ordinanza de pacificazione di Filippo II del 1573 per la sospensione in modo definitivo di ogni guerra di conquista in favore di accordi pacifici. Dopo la disputa, il nostro domenicano non tornò più in America, ritenendo più utile continuare la sua lotta nel centro del potere coloniale spagnolo. Si ritirò in un convento dove scrisse numerose opere in difesa della libertà non solo fisica, ma anche economica, sociale e politica degli indios.
morì a Madrid il 18 luglio del 1566, da una ventina d'anni è stato finalmente mosso, promosso il processo di beatificazione. Grazie. Grazie a professor Ghisaletti per questa bellissima riflessione sulla nozione di scarto naturale che è partita da Aristotele, che è il commentatore dei vari aggiunto in pensiero del fattore della Casas, a proposito della pezzi della popolazione del nuovo mondo, in riferimento con una celeberrima disputa giunta di Valladolid e alla sua denuncia del concetto insostenibile di schiavitù naturale. Una bella fine per questo problema, c'è la discussione delle tre comunicazioni e relazioni e prego le due altre relatrice a venire al banco per rispondere alle domande e discutere tutta questa tematica molto ricca. Allora, chi vuol intervenire? Prego, ma forse venire in modo che ciascuno possa sentire la domanda e la risposta. Visto che l'ex domenicano Giordano Bruno è fra i primi italiani a denunciare il colonialismo, mi viene la domanda se i domenicani sono nell'ordine opposti alla colonizzazione o ci sono questi due che sono stranamente dalla parte degli indios che trovano simpatia tra un altro domenicano un po' particolare, Giordano Bruno. Chi vuole fare la risposta può essere doppia, una risposta tante. Allora, i domenicani sì dal primo momento in cui vanno in America nel 1511 aprire il processo di evangelizzazione, immediatamente sono contrari alle guerre di conquista e a quello che sta nelle Nuove Americhe. 1512 già Montesinos, il domenicano Montesinos, denuncia, come faceva riferimento prima il professor Ghisaletti, all'isola di Spagnola durante un sermone che si tiene nella, credo, nella prima domenica d'avvento di quell'anno, la barbarità di quello che stava avvenendo, appunto. E quindi l'ordine domenicano, in realtà, sia dal punto di vista dei missionari che degli intellettuali domenicani, ha sempre avuto una linea molto precisa su questo, cioè c'è sempre stata una condanna unanime di quello che stava avvenendo nelle Nuove Indie. In particolare, diciamo così, che hanno lavorato sul doppio registro. Coloro che andavano ad evangelizzare mandavano delle memorie alle persone che occupavano dei posti, diciamo così, importanti, sia nel Consejo de Indias, sia dentro all'università, alle università spagnole, non solo l'alma mater, quindi Salamanca. Ricordiamo che Francisco de Vitoria dal 1526 prende la responsabilità della prima cattedra di teologia dell'università e quindi occupa un posto rilevante nel dibattito dal punto di vista intellettuale.
ma anche, non solo, anche l'Università di Alcalá de Henares, con un gruppo di intellettuali importanti, condannerà quello che avviene. Quindi diciamo così, per quanto riguarda le posizioni assunte dai domenicani in ambito intellettuale, cioè poi all'interno delle università, c'è sempre stato un lavoro teorico sulla questione. Dall'altra parte ci sono i missionari che mandano informazioni su cui lavorare, e poi c'è questa figura particolare di Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas effettivamente si muove sul doppio registro, no? E diciamo così che se alcuni, Vittoria in particolare e Domingo de Soto, lavorano nelle università e svolgono un lavoro di intellettuali, dall'altra parte c'è una figura come quella di Bartolomé de las Casas che in prima linea si muove all'interno della corte spagnola e fa una ricerca intellettuale ma allo stesso tempo attivamente politica, ecco, diremmo così. Professore, vuole aggiungere qualcosa? Ha detto tutto, io posso solo dire che bisogna soppesare il sottofondo che abbiamo tutti, cioè che i domenicani normalmente facevano l'inquisizione. Questa scuola, su questo fronte, si sono comportati diversamente. Altre domande? Chi vuole? Maria? Sì. Una domanda a Udine Lisalo. Negli scrittori fiorentini del primo metà del 400, Coluccio Salutati, Leonardo Bruno, troviamo sempre l'idea che i fiorentini avessero questo amore forte della libertà e l'odio dei tiranni, perché la città fu fondata sotto la Repubblica Romana e a causa di questo allora era fiere di legittimi dell'amore, della libertà, ma anche del alto livello di cultura della Repubblica Romana. La mia domanda è, si ritrova questa idea nelle storie di Poggio? Nella storia di Poggio, sì. E poi non è stato neanche modificato da Jacopo, ecco. E quindi, insomma, Poggio c'ha questa sezione sulle origini di Firenze e lui accetta insomma il primato di Fiesole e poi insomma la fondazione Sillana nelle paludi, come sappiamo, pessima idea, ecco. E quindi c'è questa forte identità proprio che risale ai Romani, e così il concetto di libertas. Infatti si parla molto più proprio della libertas nelle storie florentini populi che non proprio, cioè anche una libertas diversificata, come abbiamo visto, anche insomma gli aspetti individuali che non nel commento. Giancarlo Ramonte, vuoi intervenire? Prego. Fare una domanda alla professoressa Langella, però forse diciamo appunto, visto che è stato istituzionalizzato il tandem, si può chiedere anche l'opinione, anzi ringraziando appunto della splendida relazione su Francisco De Vittoria. Volevo chiedere, diciamo, mi ha sempre interessato di De Vittoria, da una parte il voler bloccare, diciamo, il fenomeno della proprietà privata riconoscendo il dominio a tutti. Allora, se questo è vero, giustissimo quello che lei ha detto, infatti mi trovo perfettamente d'accordo, cioè De Vittoria prova a far muovere una società mondiale che altrimenti sarebbe bloccata attraverso questo diritto di transito e il diritto di evangelizzazione. Ma come giustifica De Vittoria l'arrivo degli spagnoli? Perché sono in ogni caso andati su un dominium che era già bloccato, perché la società che presuppone De Vittoria è bloccata. Allora ecco, la mia domanda era questa: come fa a giustificare il dominio iniziale degli spagnoli? Perché dopo è facile arrivare a una. Già nel 1528, con la potestate civile, Vittoria chiarisce che effettivamente il titolo del Papa, Dominus Totius Orbis, non è valido. Quindi, in realtà, dicendo questo, non giustifica, semmai dice che non c'è nessuna motivazione. Dopodiché Vittoria
dedica successivamente una un'altra relazio da lì a poco, nel 32, dalle potestate papi, e quindi ritorna sull'argomento e dice che effettivamente il Papa ha solo una potestà indiretta per quanto riguarda le questioni spirituali, non c'è potestà diretta. Dopodiché la cosa particolare che fa Vittoria, per questo dicevo che ieri sera scherzando col professor Pinsalberti dicevo che Vittoria è un uomo molto prudente, che utilizza la fronesis, nel senso che aspetta fino al 1539 per pronunciarsi sulla questione. 10 anni è lento, diciamo così, è molto lento. Probabilmente quello che poi lo muove a un certo punto a esporsi in prima persona pubblicamente, perché ricordavo prima che lui ha la cattedra di prima teologia all'Università di Salamanca, la cattedra più importante in tutta la Spagna. In qualche modo Salamanca ha preso su di sé l'eredità di quella che era l'Università di Parigi. Salamanca in questo momento non solo è l'università che è stata in qualche modo potenziata dai re cattolici, ma è l'università dell'impero di Carlo V, come dimostra la facciata se avete avuto occasione di vederla, ecco. Iconograficamente lì si vede bene quello che rappresentava Salamanca per l'impero. Quindi parlare dalla cattedra di prima teologia vuol dire mettersi ed esporsi in prima linea nel dibattito pubblico. E Vittoria aspetta veramente tanto, forse lo fa solamente quando con la conquista del Perù vede veramente che si è andati contro ogni diritto di guerra giusta, che gli spagnoli stanno facendo delle cose veramente che vanno contro, che stanno facendo dei crimini d'umanità. E quindi a quel punto si espone e parla. In alcun modo, in qualche modo, Vittoria assume come oramai un fatto che la conquista è avvenuta. Quindi, io direi che c'è un'ambivalenza, un'ambiguità di fondo in questo atteggiamento. Da un lato, Vittoria sin dall'inizio, ma non entrando chiaramente direttamente nel dibattito pubblico, aveva già detto nel 28 che quelli che erano i principi della Volla di Alessandro non erano riconoscibili, non erano validi. Dall'altro lato però aspetta il 39 per in qualche modo tornare sulla questione, e quando lo fa partendo dal presupposto che oramai la conquista era avvenuta, e di fatto era avvenuta, c'erano già state tutta una serie anche dal punto di vista legislativo punti importanti che si erano risolti con le due juntes de Burgos, quella del 1512, quella successiva da lì al 13, dove c'era già stato un inizio di legislazione, dove c'è stato un abbozzo di legislazione per gli indios. Effettivamente quindi l'atteggiamento, bisogna riconoscerlo, mantiene un'ambiguità di fondo. Sicuramente in questo senso il domenicano Bartolomeo della Scasa è molto più in prima linea per la difesa degli indios. Però ecco, sia chiaro, quelli che erano i titoli basati tradizionali della conquista non vengono assolutamente accettati da Vittoria, sono messi in discussione. Sono messi chiaramente in discussione solo nel 39, però nel 28 lui aveva già eliminato quelli che erano i presupposti tradizionali di questi titoli, nel momento in cui non aveva riconosciuto se non una potestà indiretta del Papa. Sì, ma dal punto di vista della Scasas, in questa linea, la domanda è molto intrigante, naturalmente. La professoressa ricordava il principio che esisteva per l'Europa cristiana, che il Papa è il padrone di tutto, in realtà
esisteva anche l'altra affermazione, che l'imperatore è padrone di tutto e i re a loro volta sono padroni di tutto. Allora la scala scopre un percorso veramente molto sottile all'interno di queste disquisizioni e sintetizza, anzi leggo perché così guadagniamo tempo. Per Las Casas anche gli impedimenti, essendo creature razionali, godono di piena libertà e dei diritti di proprietà su se stessi e sui propri beni, e i re e l'imperatore non esercitano un potere legittimo sui beni degli individui, sui loro possessi, sulle province e sulle terre in esse situate, e nemmeno su profitto o dominio diretto. Quindi i possessori di tali beni non possono essere considerati vassalli dei re o dei signori, ma sono sudditi, la differenza è questa. Sudditi, cioè sottoposti per quanto concerne la giurisdizione dei signori ai re e ai rispettivi territori. Grazie, ancora una. Sì. Forse no. Solo una cosa, ascoltando la relazione di Angela. Una cosa, se in Vittoria c'è un avvertimento, si avverte il problema del rapporto tra diritto di natura e diritto positivo, insomma, se, perché lei nella relazione fa cenno su qualche punto a questo problema, mi chiedevo se Vittoria avverte questa problematica, il rapporto tra diritto naturale e naturalismo e positivo giuridico, che poi è un problema che sarà affrontato da OMS in una soluzione molto interessante, e appunto se c'è in Vittoria questa sensibilità di chiarire il rapporto tra natura e natura e tutto così via. Allora, dunque, la questione del diritto in Vittoria viene in qualche modo importante, fa riferimento ai suoi commenti alla Summa Theologiae. Vittoria nel suo Magistero ventennale commenterà per ben due volte tutta la Summa Theologiae e quindi commenterà, però in questo caso solo una volta perché il secondo ciclo di letture non arriverà in quanto si ammalerà, il trattato de legge contenuto nella Summa di Tommaso. Ora questo trattato è fondamentale, è stato anche oggetto dei miei studi, in realtà io sono partita proprio dallo studio del De Legge. È lì che Vittoria sviluppa la sua riflessione sul concetto di legge naturale, è la premessa in qualche modo, quindi Vittoria parte da Tommaso e poi applicherà queste, diciamo così, il frutto di quello che è il nocciolo del trattato De Legge della Summa a tutta la questione sul diritto. E lì in particolare lei può trovare i riferimenti e il rapporto che Vittoria stabilisce tra diritto naturale e diritto positivo. Ci sarebbe anche da aprire una parentesi su questo, cioè Vittoria, come dicevo prima, è in qualche modo ha la responsabilità nella cattedra di prima teologia, l'Università di Salamanca è un'università, tra virgolette, controllata e allo stesso tempo potenziata da Carlo V, quindi effettivamente Vittoria quando parla e si occupa a pieno titolo, lui dice, di questioni giuridiche, perché, e questa è la premessa della De Indis, è giusto che i teologi se ne occupino, cosa che poi svilupperà più avanti Suarez, e non solo i giuristi, perché la legge di fatto è qualcosa che riguarda innanzitutto, dice Vittoria in primis, il teologo. Ecco, lì dicevo, stabilisce proprio che il diritto positivo è in stretta, fra virgolette, dipendenza dal diritto naturale. Per lui il diritto positivo si sviluppa dal diritto naturale. Perché? Perché una legge non ha in sé valore di legge se in qualche modo va contro il diritto naturale. Ora, Vittoria si interessa lì in questa sede anche, ad esempio, di quello che è il ruolo del legislatore, no? E effettivamente se il legislatore deve occuparsi anche della virtù del cittadino, questo è un discorso che ci rimanda alla sua bella conferenza, e effettivamente Vittoria dice che non è in primis l'obiettivo,
ma che un legislatore non può non occuparsi della virtù del cittadino. Perché? Perché le leggi sono fatte per condurci al fine ultimo. E quindi necessariamente sono viste nell'ottica di uno sviluppo che ci deve portare al bene comune. Ecco, questo direi che è il punto essenziale. C'è anche da dire che le leggi, dice Vittoria, le leggi positive, non devono mai essere troppo numerose. Non devono ad esempio occuparsi di alcune questioni, cioè il legislatore non deve legiferare su tutto quello che è l'ambito morale, perché sennò metterebbe il cittadino nella situazione di continuamente infrangere la legge. Quindi le leggi positive devono rimanere sempre ancorate, vincolate al dato storico, alla necessità del momento. E quindi le leggi positive possono essere abrogate nel momento in cui non sono più necessarie, a differenza del diritto naturale, che per Vittoria invece è immutabile. Grazie. Quando voleva intervenire, sì, non ho, anzi ne avrei troppe, quindi evito. Vorrei semplicemente osservare una cosa sullo spunto offerto dal professor Ghisalberti quando ha detto che non si parla della schiavitù dell'ebra, no? E questo problema non viene sollevato, non viene affrontato. Forse per la lingua italiana, ma credo anche per altre lingue, c'è un elemento di storia della lingua che può aiutare a vedere questo. Il fatto che si dica libero, libertà, adesso, che vuole dire che per un pezzo piuttosto ampio di anni non si è detto libero e non si è detto libertà, perché queste due parole non hanno seguito la normale evoluzione per cui la B fra due vocali diventa V in italiano, ubi da ove, insomma. E parallelamente a questo mi viene in mente che tecnicamente, giuridicamente, non credo che si parli di liberazione dei servi, ma si parla di affrancamento degli schiavi, che vuol dire usare parole che vengono da due popolazioni, dai franchi e dagli slavi. E franco è precisamente l'aggettivo che nell'italiano antico si usa per dire libero e può essere forse, ma voi siete per forza parte come voi, per esempio Petrarca in odio alla Francia dirà sempre libero e mai franco, ma Dante un passo indietro accosta questi due termini, franco, libero, però mi sembra con una differenza importante, cioè franco interessa piuttosto l'ambito politico e invece libero l'ambito più spirituale, più alto, insomma, come il latinismo si innalza. Cesena tra servitù civile e stato franco, invece Catone è quello che libertà va cercando di sicare, oppure verso la fine della stessa carica purgatorio, libero, dritto e sano il tuo arbitrio. Insomma, c'è una frattura di qualche secolo per l'uso del termine libertà e forse anche per la libertà stessa. A questo punto. E poi aggiungere qualcosa all'intervento di Eduardo? No, ma pensavo la voce alta, quindi non è che... Allora, se non ci sono altre domande, prima di chiudere i lavori del convegno, voglio al mio nome proprio e forse al nome dei congressisti esprimere la mia gratitudine all'Istituto Internazionale di Studi Piceni, al suo nuovo presidente, professore Crinella, a padre Stefano, in francese direi la cheville ouvrière
dell'istituto e a tutti i collaboratori dell'istituto, in particolare a Umberto Balanti. Abbiamo coscienza delle difficoltà dell'istituto e di tutti gli, direi, organismi che contribuiscono finanziariamente al seminario e al convegno. Aver potuto in tali circostanze mantenere il seminario e il convegno è, ancora in francese, un tour de force, per quale il nostro ringraziamento deve essere ancora più grande quest'anno. Dopo la morte di Ferruccio Bertini, che era presidente dell'istituto, era allo stesso tempo l'organizzatore scientifico, con l'aiuto del comitato scientifico, del seminario e del convegno, l'assemblea straordinaria dei soci dell'istituto aveva affidato a Sandro Boldrini la carica di coordinatore per il seminario e il congresso e a me stesso quella di vice coordinatore. Ho fatto tutto ciò che ho potuto fare per il successo di queste due importantissime manifestazioni. Spero di aver onorato la confidenza dell'istituto. Per il risultato, a voi tutti borsisti, congressisti, di giudicarmi. Per il futuro, malgrado le difficoltà, il nuovo presidente e l'istituto vogliono andare avanti e mantenere le iniziative inaugurate da Sesto Prete con diverse aperture. Per parte mia, sono disposto a partecipare attivamente, al posto umile che è il mio, a queste bellissime iniziative, in uno spirito insieme di apertura a delle novità che sono quelle della vita e di fedeltà al grande progetto intellettuale sull'umanesimo che aveva concepito l'ex presidente dell'Istituto Internazionale di Studi Piceni, il mio padre negli studi umanistici, Sesto Prete. Grazie. Non so se si può fare subito